Fondamentale la parte di accessibilità, perché Milano diventerà città più accessibile grazie alle Paralimpiadi. Test, ostruzione. Ready, set, go! Vai! È stata una bellissima esperienza, faticosa ma bella. Perché l'accessibilità non è per gli atleti, ma è per chiunque venga a visitare il nostro territorio olimpico e paralimpico. Per noi è molto importante la parte paralimpica, perché vedremo poi anche i cambiamenti che ci sono nell'assetto, soprattutto sui campi gara. Direzione stadio, bus dedicati. Ciao! Abbiamo la fortuna di avere un giocatore con noi in tribuna che ci racconterà qualche insight dell'ice red hockey. Il para-ice hockey è uno sport molto duro, lo possono praticare tutti i ragazzi con disabilità agli arti inferiori. Chi ha un'amputazione o un'amputazione bilaterale è molto favorito in questo sport, perché è molto più facilitato a controllare lo slittino e soprattutto è più leggero e quindi pesa meno e va più veloce. Come si chiamano quelle cose con cui si spinge? Sono le stecche e le usiamo sia per spingerci che per passare il disco che per tirare. In Italia ci alleniamo a Torino, a Varese e in Alto Adige e speriamo che grazie a Milano Cortina 2026 si amplifichino anche i palaghiacci accessibili a noi in tutto il resto d'Italia.